Ciao a tutti e benvenuti in questo, cortesemente non rida, benvenuti in questo nuovo video di una serie particolare, ovvero creiamo la Massellite a chi ne è sprovvisto, a chi ne è povero, a chi è orfano di ipertrofia. Venga qua, si presenti, tanto l'hanno già visto nel titolo. Sono il Massellanzio, buongiorno a tutti, oggi alleneremo il Danny Lazzari, ne faremo fare un po' di bicipiti che è leggermente carente sotto questo punto di vista. Lei cosa vuole allenare oggi? Ci dica. Immediatamente, cosa? È un po' carente di bicipiti, un po' di petto. Lì vedo una mammella un po' carente. Si metta subito, Intanto cos'è questo coprire? Faccia subito capire di cosa si tratta. Ah, sì. Era meglio che copriva. Era meglio se prima buon Dennis, cortesemente, meglio se prima costruiamo. La mia idea è quella di creare una certa attitude. Ho visto le tue storie, ho visto come ti alleni. Ti piace, fai ginnastica e questa è una cosa positiva. Ma non è abbastanza. Non hai quel friccichio. Non hai la massellanza. La massellanza ci arriva, ma non hai quell'energia. È quella che noi chiamiamo attitude. Per il linguaggio degli dèi ci metteremo un pochino ad arrivarci, ma intanto creiamo l'attitude. Cosa alleniamo oggi? Io ho fatto ieri petto, quindi se riusciamo schiena... Perfetto. Top. Partiamo con il petto. No, allora, no. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Non voglio farti fare qualcosa di a corpo libero. Prima voglio cercare di capire come ti comporti. Vediamo con una macchina guidata. Fammelo vedere senza il carico, senza i pesi. Vediamo come ci sei. Una merda. Perfetto. Allora, guarda, cortesemente. Tu mi sei... Scendi. Scendi, che sennò qua a far la massellite ci si mette 6 anni. Questo è come hai fatto tu. Inguardabile. Ci vuole attitude. Come affrontiamo l'avvicinamento alla macchina? Con arroganza. Osservami, impara dal maestro. Vai. Buono il set. Ti incastri con il gluteo tra il sellino e lo schienale. Non è una sdraio da spiaggia, ok? Incastro. Buono anche il piede, che è saldo nel pavimento. Incastri, guarda me, non guardarti, ti guardi, è lì che si guarda il petto che si fa le vizie, no, non si vizi, no. Ok, ti incastri bene, ok, agganci, agganci e da qua vai a chiudere, vai. Ok, ritorni controllato e vai a chiudere, ce li ho, ce li ho. Mostrami. Vado, vai. Mi piace. Allora, non è un film hard, non questo volto, voglio vedere che ci sia, ok, un certo pathos, una connessione tra te e la macchina. Un'altra cosa, tienimi più scapolato, ok, incastrati bene col gluteo, sei ben incastrato qua. Sì. Ottimo, fammi vedere di nuovo, guarda avanti, ottimo, vai. Ok, con la testa, il tuo capo cerca sempre di spingere in avanti, non va bene. Mantieni una corretta, ok, linea della tua colonna vertebrale. Eccolo, mi piace già di più e già il petto ne risponde. Guarda come cerca di padroneggiare, ok? Di uscire quasi, fa capolino da quella canotta. Lo facciamo uscire. Sì, sì. Butta su sto peso, butta. Ehi, non ti arrogare cortesemente. Dai, mettiamo qualche disco. No. Devo prenderlo io. Ah, vai. No, era una domanda, cioè è retorica. Okay. Devo prenderlo io. No. Con arroganza. Sì. Da notare come con arroganza si avvicina e fissa i 5. No, io stavo fissando i 10. Non è abbastanza. Non è abbastanza. Prendiamo i 20. 2 da 10 fanno un 1 da 20. Bravissimo, c'è cultura in te, uomo. Conosci l'aritmetica, dammi qua che domani siamo ancora lì. Vediamo come inserisce il disco. Anche qua ci vuole attitude. Con la botta finale. 20 minuti per... Cioè, tu il buco dovresti centrarlo come un maestro. Cioè, hai fatto così. Prima lo... Mi è piaciuto, ok, lo schiacciamento, la vidigia con la quale l'hai infilato. Mm-hmm. Però, vabbè, ma centrare i buchi ci metteremo del tempo. Vai, uomo, vai. Carica. Siamo abbastanza arroganti per i 25 o no? Vediamo se sopravvivi a questi. Non andare in cerca dei 25. Ragazzi, non è un vero massello. Ma 10, non è un vero massello. È scappato. È scappato. Nel momento del bisogno, lui si dà alla fuga. E noi ne approfittiamo. Pompatina. Dennis! Mm.
Ok, mi raccomando la testa, mi raccomando la testa. Mm-hmm. Ok, perfetto. Sempre la curva, ottimo. Mi piace, okay. mi piace. Sì, sì, carichiamo. Bisogna che mettiamo più peso qua, altrimenti certo. È un problema. Ma metto peso adesso o prima fai te? Come prima faccio io? La serie. Come osi, creatura informe e magra, arrogarti il diritto di chiedermi un allenamento? Prima ti formo, creo del muscolo, qualora fosse magari un giorno possibile, e dopo magari ci alleniamo insieme. Quindi caricati. Niente. Ah, va bene. Oggi ti insegno, oggi ti mostro la via. Faccio di te un uomo. Vai, forse. Quanto tirarci seriamente? Sì. Seriamente un pallone. Bene, intanto hai centrato il buco. Con arroganza. Sempre. Buono. Ah, così mi piace. Perfetto. È molto più sicuro. Mi sembra che stai spostando l'aria. È un po' troppo leggero qua. Carichiamo ancora. Hai capito il giovinotto? Penso di stare parlando con un pivellino. Riesci a spostarlo questo o fai un infarto? Non ti preoccupare, con questo ci faccio l'avambraccio. Guarda che bella pienezza. Guarda, Stai iniziando a piacere. Che rotondezza, Arrogante. Arrogante. Sistemata di ciuffo. Dio santo il ciuffo. Ora iniziamo. Non cercare di allungarlo tantissimo, Fermati prima, più compatto. Ok, pesucchia, Pesucchia, mi piace. Sempre il set, buono, metti giù. Mollalo pure. Non curarti di appoggiarlo, Ok. Perché se ti curi di appoggiare il carico, c'è il rischio che tu ti faccia male. Ricordati sempre che il peso non si farà mai male, tu sì. Quindi in questo caso, quando lo molli, non strecciarti fino all'appoggio, ok? Perché rischi di farti male. Arrivi e ti sganci subito. Lo lasci pure andare. Allora, è un po' eccessivo. Per arrivare alle 10, togliamo un 10 e rimettiamo il 25. Quando devi mettere giù il peso, ok? Mi raccomando. Ok. Bello. Ci potrei fare l'abitudine. Quindi togli questo. 25? Mi piace. Allora, a differenza di un bilanciere, questa non ruota, l'impugnatura non è libera e non si adatta a quello che è il nostro movimento, ma siamo noi che dobbiamo adattarci ad essa. In questo caso, ok, perfetto, posso e mi concedo il lusso di non fare una presa chiusa ma tenerla aperta. Stai prendendo sonno? Fammi vivere, fammi respirare l'allenamento. Oh, già qualcosina. Ragazzo. Signorino. Eccolo, metto che sta uscendo. Vai uomo. Oh. Ok, metti giù, lascialo pure andare, mi è piaciuto. Vai. Ti meriti anche un 5 alto, uomo. Mi piace, ecco che si ammazza con il peso. Infatti mi ammazza con il peso, l'ho messo io. Continuiamo. Sempre bello da piano. Uomo? Sempre da uomo. Da uomo allora? Dai. Ok. Anzi, vuoi anche un consiglio? Quando vuoi essere uomo, caricati prima. Ecco l'attitude. Schiarisci la voce. Un tuono. Vai. Ok, uomo! Easy! Prima ancora di farlo. Vai. Aumenta l'adrenalina. Non farlo in chiesa, ma in palestra si può. Dai! Mi piace! Uomo, la facciamo questa no? Hai punito il peso, mi piace. L'ho punito perché mi deve far soffrire. Sì, dai uomo. Siamo uomo, le facciamo sì. 10? Mio Dio, ma che ne facciamo 11! È gasato, mi piace! Vai! 11! 1! Ecco, questo mi piace di più. Vai. Buono. 6. Sì, così. 7. Buono. 8. Oh, non serve concludere. 9. No. 10. Ok, fermo. Non combattere perché stai... Siamo l'undicesimo uomo. Fammela bene. Fammela bene. Lotta all'equilibrio. Ok. Ti sei reso conto che la... È il peso che si deve far male. Altre 5 dal basso stavolta. Questo dal basso? Dal va basso. Bene. È umile. Un consiglio. Imparate dal nonno. Dal nonno no, cazzo. Dallo zio. Il segreto è anche filmarsi. Beh, tu sei avvezzo al mondo del video. Ecco, mm-hmm. Ti riprendi nelle serie e dopo le analizzi, la guardi. Dici, guarda qua, nella terza serie, alla ottava ripetizione, cominciavo e te ne rendi conto. Così quando vai sotto dici no, perché adesso so che arriva la mazzata e cerchi di correggerti. Basta, sotto. Vai. Li puniamo di nuovo adesso il sinistro. Ok. Puniamo il sinistro, puniamo il destro. Prima quello, dopo questo. Basta ridere.
Ci siamo, fratello. Non è un 1, 2, senti, bravo, senti quanta aria che è. Il numero esce con l'urlo, quindi te co. Ok? Perché se lo dici intero porta via energia, è lungo e poi non suona bene. Ok, occhio che comincia a mollarmi il gomito. Tienimi il destro. Vai. Lotta. Vuole la forzata e se la porta a casa. Ehi, che è? È Gesù Santissimo. Ok. Oh, l'hai presa proprio sul serio questa. A cazzo duro, uomo. Diventerai maschio. Diventeremo un giorno. Come diventeremo uomo? Diventeremo uomini. E masselle. Masselle? No, ho usato la parola sbagliata, non si può usare quella parola magica. Allora puoi scegliere una cosa, o concludere oggi la tua carriera agonistica, o approfittarne e apprendere quanti più segreti possibili può donarti il dennuccio variando degli esercizi. Andiamo. Cioè, cosa scegli? La seconda. Ah, ok, beh, giustamente era sottointeso. Voglio morire okay. Oggi. Allora, cosa si fa in questi casi? Si schiaccia. Bravo. Per terra. No, questo caso ci mette in sala. Ok. Perfetto, una cosa eccellente sei riuscito a farla, ovvero scaricare la macchina. Adesso passeremo. Ho un futuro, un futuro in palestra. Cosa fai, ti tocchi? Tocco il petto, poderoso. Ok, questo te la concedo. Latte totalmente Dio italiano. Dio santo, uno italiano e mezzo brasiliano. Mettiamo un cazzo. Cosa si fa, uomo? Di bilanciere qua. Cosa dobbiamo prendere? Cane pazzo, sciolto. Quale prenderesti? Quello che pesa di più. Da un po' di sale in zucca. Vedete come è in grado di muovere agevolmente un bilanciere dopo sole 5 serie di chest press. Allora, devo essere onesto, non è proprio una merda, non stai andando male, ci sono due o tre cose da rivedere, ma devo essere sincero, su un ragazzino molto giovane come te non me la sarei aspettata una certa attenzione, quindi vale la stessa legge che troviamo nella piana, che troviamo nella chest press, ovvero l'essere attivi su tutto il corpo. La tua attenzione, il tuo focus è tutto su un distretto, lasciando morbido tutto il resto. Okay. Non è una cosa poi così tanto positiva, quindi abituati ad essere dinamite su tutto il corpo, rigido, esplosivo, duro. Ti faccio vedere. Mettiamo giusto il cappellino. Anche qui arrivi solido con il piede e ti incastri. Uno, due. Ok? Da qua vai a cercare il bilanciere. Il Danny che mette solo 10. Attenzione. Niente più, solo 10-10. Vediamo come ti muovi con i 10. Non a voi giovani avete una fretta, una tale ingordigia. Vedete? Ok. Perfetto. Sei già settato. La spalla che si allontana dall'orecchio. Ok. Una leggera differenza tra il destro e il sinistro. Ok. Permettimi di correggerti un attimo la presa, aggancia e mi porti... Te la fai più larga, vero? Sì, ma anche tu hai le braccia belle lunghe, o l'anulare o il medio nell'anello. Ok. Così lo sento di più. Adesso lo senti nel petto, e che cos'è? È la mascellanza. È la mascellanza, uomo, sì. Ci vedi? Vedevo lui oscurato con la telecamera. Che cazzo, non so se ci vedi, mi permetto. Mio Dio, che capelli morbidi. Ok. Un massaggio di una serio? Anche se non pesa. No, però il movimento è migliore, decisamente migliore. No, raga, ma anche secondo voi è grosso quanto la sua testa? Dove vai? Vabbè, non sei te che mette a posto la macchina? Ah, sei Danny, pensavo quello che scaricava le macchine. Tu ridi. Ce la fai a stringerla? Sì, sì, ce la dovrei fare. Buono, vai. Ok, vai un'altra. Buono. Su. Buono, appoggia. Non cucinarti adesso. E la lanci. Questa è l'acqua degli dèi, signore. Chi è?
È l'acqua degli dèi. Ah, è il sacro nettare, è il sudore che sgorga dalla mia fronte, lo imbottigli, eh. Buono, buono, buono. No, ma scherzi a parte, prima ci vedevi, mi sembrava una cosa. No, possa... non ci vedevo sul serio. Sei come quei cazzo di Yorkshire che si muovono con i piedi negli occhi. Serio! Uno, due, so. Ci siamo, sono carico. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto. Lo un senti bel po'. Il petto? Lo sento un bel po'. Ti trovi meglio con questo tipo di presa? Presa larga, raga. Spacca di brutto, ascoltate sempre i consigli di Danny. Se non fosse così secco l'avrei ascoltato anch'io tempo fa nei suoi video. No, mi fa piacere, dai, l'importante è che riusciamo ad aggiustare. Spacca di brutto. Oh, ma quindi te, sto allenamento con me? Per fortuna mi ha portato quando la carta del tampone. Bravo, metti a posto la banana dopo. Se questo video non viene bloccato per qualche strana ragione o per qualche sua pornografia, visto che ama mostrare il suo seno, e arriva a 100.000 like. 100.000? Faccio l'allenamento con te. Vero allenamento, vero allenamento, vero allenamento. Sotto uno, via l'altro. Ci sto, raga. Cioè, mettete like. Di questo fottuto like. Dai, lo dobbiamo fare, capito? Guardami bene, vai a mettere like ora. Ora zio, questa maglietta non la voglio più. Ciao, stasera no! Andiamo a 5 ancora, andiamo a 5 ancora. Guardale bene, come briano fuori da questo bicipite. Fanno capolino tra la pelle squartata. Su! Su ancora, su ancora, su ancora. Buono, 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 sofferta! Ok. L'ultima. L'ultima e l'ultima avrai. Vai giù. E su, padrone del movimento, padrone! Combatti, combatti! Su! No! Ok! Sì, mi è piaciuta un bel po'. L'hai goduta questa? L'hai goduta? Sì, sì, questa sì. Tanto, issati un attimo. Alzati vuol dire! Ah, ho capito, pensavo si diceva, izzati, no, cos'è? Mettiti sotto questo spot di luce. Guarda come sta già rispondendo. Buono. Risponde bene? Sì, sì. Sì, sta mamma è lazza. Andiamo ad allenarla, va. Due, ciò, ok, bello esplosivo fin da subito, una, guardala la vena, come gioisce fuori dal tuo bicipite, solo, lasciala libera, gonfiati, inebriati del mio alito, su, buono, vai un altro, su, questa l'ho fatta io, che puttana, sì. Perfetto, allora abbiamo finito la panca inclinata. Hai trovato dei miglioramenti con questo set rispetto a prima? Sì, bello largo, ti dà più ampiezza. Sono curioso, il Dennis che si cimenta in panca piana. Gradevole. E questo? Beh, fammi vedere il set. Chiudi un po' queste. Con il piede che è qua incastrato. Ok? Ok. Vuoi provarla per sicurezza? Sì, vai. Spariamo. Ho capito, se ne approfitta, si fa un personal oggi lui, hai capito? Arriva qua e comando io. Ricordati quello che ho detto, il gluteo verso le spalle. Mi piace, mi piace. Ok. Achilli allora. Bravo, grande cura nel set, mi piace. La che si allontana da... Ok, ok. Uno, dai, dai. Leone, ruggisci! E ok. Vai, l'ultima. Doma questo lato che è ancora prepondera. So. Cazzo. Sì, morire. Non è facile, non è facile trovare ragazzi che dicono un'altra, ancora, ancora, un'altra. Sì. Piuttosto te la faccio sollevare a te, ma l'ultima la faccio. Grazie al cazzo. Allora, abbiamo visto il petto. Te la sei cavata, è già pieno, è rotondo. È importante, ok? Passiamo alla schiena. Vorrei che tu mi dicessi cosa fai per allenare la schiena quando sei a casa. Trazioni a corpo libero, ti muovi... Trazioni, row, multipower ai cavi. Perfetto, fammi vedere una trazione. C'è un multipower tipo... adesso non mi ricordo. Guardami, non importa. Zio. Segui. Allora, va bene, avete visto come nello sfondo c'è Nicolò e la Ceri che si stanno allenando. Fammi vedere un paio di trazioni qua. Ricordiamo che ha appena finito un allenamento piuttosto spinto di petto, perché non so quanto girato vedrete, ma si è allenato davvero in maniera... aggressiva, mi ha reso fiero. Devo essere sincero, mi piace, guarda, continua, fammi vedere, mi piace il tuo trazionarti, ti correggerei un attimo le gambe, le lascerei esatto libere, non le incrocerei, buono, a me piace, fermo,
Per me ok, non è una brutta esecuzione, ricordati sempre di non incrociare e non piegarle. Uh-huh. E se puoi, allora prova a fare un movimento dritto. Più dritto, ok? Adesso attiva il petto e contraili, ecco qua, questa porzione qua. Andiamo a prendere anche questa. Porca puttana, c'ha ragione. Il problema è se vi dicevo, non ha ragione. È un po' più difficile. È un po' più difficile, ci vuole un po' più di tempo. Le trazioni sono già difficili di per sé. Andare a mutare un movimento che era già salvato nel suo schema motorio è sempre un dito in culo, quindi è normale che si trova un po' impacciato. Con il tempo riuscirà a far suo il nuovo movimento, il nuovo schema. Vai. Bam, al petto. Tutto al centro della schiena, lo senti? Tutto al centro, bravo! Non è male. Si sente bene? Si sente sì. Si sente totalmente un'altra roba. Allora, il primo schema, molto verticale, vedete? Così. Sta seriamente facendo le trazioni con la maglietta? Meglio che me la tengo io, fidati. Dio, stai facendo con la maglietta, no! Un followatelo ora, se no se la levo. Voglio un following, ma che cazzo? Qualcosa di simile. Ma fatti i cazzi tuoi. Senza. Sei qua ad imparare. La nuova invece versione che abbiamo insegnato a Dennis è questa. Vedete come arrivo al petto? Bam! E mi si attiva tutto il centro. Ottimo anche per i deltoidi posteriori. E schiaffi che gli do. Vai! Tu non lavori nella profondità. Bilanciere, seguitemi. Bilanciere. Dischi. Perfetto. Rematore con bilanciere, lo inserisci? No. No, no, no. E di la verità, mai. No, non lo fai mai. Si vede dalla schiena. Hai un petto molto spesso. La schiena non è altrettanto spessa. Ma qui sei vuoto. Questo è il salva magrezza. Spannina con il polliciotto. Ok. Tac. Posizione. Busto flesso. Bam. 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 Ok. Fammi vedere. Ok, attenzione, metti giù un attimo. Importante. Rimettiti. Guardate la sua schiena quando è andato a sollevare. Vedete questa curva? No. Lui l'ha tirato su di lombare in una posizione sconveniente che comprime le tue vertebre lombari. Dennis, giustamente come la maggior parte di voi magari, allena solo quello che vede allo specchio e quindi allenando addome, spalle e petto si va a trascurare, e braccia, si va a trascurare tutta la parte posteriore. Succede, non è nulla di male. Da così mi alzo. Sì. Totalmente. Ok, perfetto. Va bene, posizione. Ottimo, ottimo. E pollice chiuso. Ok, portalo a te con più cattiveria. Ok, ho visto che hai mollato il pollice, ho visto. Sì. E chiudi, metti giù. Ti sento con il fiatone, eh. Io mi raccomando, Danny, fammi allenare perché io sono fortissimo. C'è un bel pettazzo lì, eh. Ma che cazzo pensavi che ero fatto di puristirolo? Ah, capito. La mammellozza. La leggera pienezza. Ma leggera, un'abbondante pienezza. Non esageriamo. Io credo, abbondante pienezza. Guardate lì, mi piace la testa, mi piace la schiena. Vuoi che vediamo un altro grande must per la schiena? Facciamo vedere il T-bar. Lo fai il T-bar. È per questo che non sei uomo. Perfetto, allora passiamo al T-bar. Uh-huh. Prendi il triangolo. Che cominciamo. Tieni. Guarda questo qua, uomo. Prendi quello là che ha visto più sangue che sudore, vai. Sì. Ok! Sì, eccolo okay, qui. Ok, old school qua. Te lo mostro prima. Vai. Da qua lavoro. Bam! 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 Punto dei piedi leggermente sotto. Sì. Bam! È normale, sentirei un feed strano, perché la mano arriva all'addome, non lavora alta. Deve essere tutto qui, tutto qui. Buono. Ok, riposa. Oh, cattivo, ok? Fissimi negli occhi, la rabbia, il demonio, ok? 100 colpi, uomo. Vai! 100 colpi, vai, vai! Così, cattivo, duro, solido, vai! Schiena, solido. Gambe. Eccolo qua. Sei così. Devo tenerlo fermo, sguscia. Ce n'è fino a domani, uomo, ce n'è. Sì. Guardalo, che tripudio di pienezza. Sei. 100.000 like per avere un video allenamento con il massello d'Italia. Probabilmente si è rotto la mano, non lo dà a vedere. Ragazzi, sono davvero fiero di formare questa struttura che è già duplicata da quando abbiamo iniziato il video e ne è la chiara espressione quella che ha raggiunto.
Come promesso il video lo facciamo a 100.000 like, via uno sotto l'altro, un allenamento vero, un allenamento maschio. Nel frattempo allenati, ok? È importante. Ricordo che è anche uscito, è giusto dirlo, perché ci siamo divertiti, abbiamo fatto i cazzoni allo stesso tempo, abbiamo portato dei contenuti interessanti per quanto riguarda l'allenamento, ma è uscito anche nel DL Podcast su YouTube una bellissima intervista dove, al di là di noi che facciamo i coglioni, abbiamo portato delle bellissime nozioni. Esatto. Quindi vi invito ad andarlo a vedere, ve lo metto qua da qualche parte, video. Qui. Lo vuole qui, noi glielo mettiamo qui, è l'ospite, quindi per noi va bene così. Bro, ti ringrazio infinitamente per essere stato qua. Grazie, e ci vediamo nel prossimo video, perché quei 100.000 like io li vedo già, sono qui. Li vedo, ma sono in basso a sinistra? Sono qua. Sono lì, 100.000 like, sono qui, e mettilo sto like!